Grande fratello, grande festa. Beatrice Luzzi unica assente, in protesta per la vittoria di Perla. E adesso torniamo a parlarvi del Grande Fratello. Infatti ieri sera dopo la fine del reality c'è stato un grosso festone che ha coinvolto molti dei partecipanti a questa edizione del Grande Fratello. Praticamente c'erano veramente tutti a partire da Alfonso Signorini, alla vincitrice del programma e altri ancora, due solamente i concorrenti fra i big di questa edizione che non hanno partecipato. Il primo è stato Massimiliano Varese che dopo la lite con Josh fratello di Greta Rossetti probabilmente ha preferito cambiare aria. L'altra concorrente che non ha partecipato è stata la seconda classificata al Grande Fratello Beatrice Luzzi. Infatti la romana ha preferito passare il resto della serata con i figli, che non rivedeva da molto tempo. Inoltre sempre Beatrice Luzzi è dovuta partire da Roma molto presto per andare a Milano, dove nella giornata di ieri ha avuto due grossi appuntamenti: l'intervista che ha rilasciato a Novella 2000 dove ha dichiarato la sua intenzione di ricominciare con l'attività artistica, ossia quella di attrice, e poi ha fatto l'intervista che vedremo domenica in televisione che ha rilasciato a Verissimo. Insomma, siccome abbiamo visto che già si era cominciato ad alzare sui social delle polemiche in base alla quale non avrebbe partecipato per protesta contro la vittoria di Perla Vatiero, ci sembra invece che Beatrice Luzzi avesse tutte le giustificazioni del caso per non essere andata. D'altronde, per come l'abbiamo conosciuta, Beatrice Luzzi è sicuramente una donna che ha reazioni di corpo, ma sicuramente non è una che porta rancore.